Tommaso, hai realizzato due gol, però la Ternana è andata in svantaggio per ben due volte. Siete stati bravi comunque a riacciuffare il match. Dicevamo nei commenti, la Ternana ha dato quel piglio in più quando era sotto i due gol. Sì, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo senza pensare ad altre cose e fortunatamente siamo riusciti a imporci come atteggiamento e riprenderla. Il peccato dispiace per come si era messa prima, per forse l'atteggiamento che abbiamo avuto, per la disattenzione in alcuni episodi. Oggi quindi Tommaso ha scoperto la dovena da bomber, perché hai firmato ambedue i gol del pareggio, l'ultimo poi la rovesciata spettacolare al 90esimo. Ma perché la squadra nel primo tempo non è riuscita a dare, diciamo così, quella prestazione di grinta, di determinazione, che poi invece nella ripresa ha tirato fuori, te escluso, perché tu sei sempre uno di quelli che combatte insieme a Girauda o qualcun altro, secondo me? Ma secondo me è molto condizionata proprio da tanti errori tecnici che abbiamo avuto nel primo tempo, che non ci ha permesso di avere una fluidità e di a volte correre molto a vuoto e permettere delle ripartenze. Tutto ciò ti fa perdere fiducia, ti fa perdere concretezza, ed è per questo che nel primo tempo Mari siamo stati un po' imprecisi nella fase di impostazione offensiva e non siamo riusciti a essere così cinici ad andare a far male. Secondo me è quello che dopo condiziona tutto il resto, perché nel secondo tempo magari abbiamo lottato di più, però anche siamo riusciti a essere a volte più precisi, più presenti sulle seconde palle, sui vari rimpalli, a giocarci più palloni da quel punto di vista. Senti, anche tu ci hai creduto fino alla fine, soprattutto sul secondo gol, facendo quel bellissimo gesto tecnico. Ecco, se ce lo vuoi un po' raccontare, è un gol, insomma, che non credo non ti. Non so se ti è mai capitato in carriera anche con le giovanili. No, non mi è mai capitato. È stato molto, molto istintivo, perché dopo il cross la palla è rimasta lì, l'ho girato di schiena verso la porta in mezzo a due avversari. Istintivamente mi è venuto ad alzarla, spostarla da loro che non la calciassero via, e dopo fortunatamente era alta per poterla calciare al volo. Ho detto proviamoci, vediamo come va, e dopo quando ho visto andare dentro sono esploso. Dopo ci ho sperato ancora nel poterla andare a vincere negli ultimi minuti come tutti i compagni, e forse ci è mancata un po' di precisione, per mai che c'era stata ancora qualche possibile occasione, e forse dovuta anche alla stanchezza. Senti Tommaso, da questa partita con quale, diciamo, segno si esce? Cioè i punti positivi e quelli negativi che si possono, diciamo, a fine incontro evidenziare? Beh, negativi che dobbiamo tenere la concentrazione e la voglia di andare a battere l'avversario su ogni aspetto, su ogni contrasto, su ogni pallone. È un aspetto in cui dobbiamo migliorare per tutti i 90 minuti, quindi la prossima partita dobbiamo cercare di essere sempre sul pezzo, di lottare ed essere più precisi, così da non perdere fiducia, da non scoraggiarci e da non dar coraggio agli avversari in ripartenza. E dopo punti positivi è che comunque siamo comunque una squadra che ha cuore. Quando siamo stati in difficoltà, però uno in meno sotto i due gol, abbiamo dato tutto. Da questo dobbiamo cercare di ripartire le cose che abbiamo fatto positivo nel secondo tempo e riproporle per tutti i 90 minuti la prossima partita. Tommaso era molto arrabbiato Bandecchi negli spogliatoi? Non so come spiegare. Un atteggiamento normale, cioè come giusto che sia. Se tu riesci a recuperare sotto i due gol una partita in uomo in meno, vuol dire che hai dei valori per andare a vincere una partita del genere, e quindi ti dà fastidio, ti arrabbi sul punto di vista di come l'hai messa prima, come hai giocato, come hai permesso a loro di passare in vantaggio di due gol e a certi punti di metterci veramente in difficoltà.
e questo è rammarico soprattutto e ti fa arrabbiare una cosa così. Oggi Tommaso c'è stato anche l'esordio in campionato di un vostro compagno Riccardo Gagno che purtroppo no, è coinciso anche con quel brutto errore che da portiere ha praticamente fatto insomma andare doppiamente in vantaggio la Virtus Verona. Ecco, voi compagni di squadra, abbiamo visto il capitano che è andato comunque a consolarlo, come l'avete visto Riccardo, se siete andati comunque insomma a dare una pacca di conforto? Beh, come normale che sia, chiunque quando è in campo e sbaglia sente il peso sulle spalle di una partita. Noi quello che possiamo dirgli è che veramente se nella partita è andata così non è assolutamente colpa sua, perché come capita a lui di sbagliare altre mille volte capita a noi, è solo che il suo a volte è un ruolo più delicato e oggi è stato anche sfortunato, perché io ero lontano però gli è proprio saltata male la palla, quindi dispiace. L'unica cosa che deve fare è cercare di dimenticarlo il prima possibile e lavorare come sta facendo, perché è un ottimo portiere. Anche perché per le qualità, no, che ha dimostrato anche in Coppa. Ma insomma, sì, appunto. La Ternana può fare affidamento. Ma sicuro, non sarà sicuramente un episodio a dire che tipo a pregiudicare che portiere sia, e quindi deve solo stare sereno, ma tutti hanno cercato di confortarlo, è una pacca che a volte in questi momenti può servire, a qualcuno può anche servire di stare per le sue, che si riprenda da sé, bisogna capire anche che persona sia. Grazie Tommaso, bocca al lupo, complimenti per il gol.